Onorevole Candiani, abbiamo raccolto il plauso del sottosegretario a quanto si è fatto, complice l'impiego dei militari degli squadroni cacciatori. Il suo auspicio, più volte dichiarato, è che diventino una presenza fissa. È concreta questa possibilità? Ci stiamo lavorando in maniera seria, perché è chiaro che l'azione che è stata fatta dimostra che quando ci sono gli strumenti giusti si riesce a contrastare il crimine in maniera efficace. Era una delle necessità di questo territorio, cioè uscire dall'ordinarietà del contrasto fatto per la strada ed entrare invece nella straordinarietà di un contrasto che entra nelle zone più impervie dove ormai il crimine si è rifugiato. Bisogna adesso mantenere questa realtà. Ci vorrà tempo, impiegheremo il tempo che serve, però è giusto anche che ci sia uno squadrone dei carabinieri cacciatori dislocato nelle zone del nord Italia che possa, alla bisogna, come abbiamo fatto adesso in provincia di Varese, aiutare e sostenere le forze dell'ordine che già sono attive sul territorio. Dopodiché quello che lei sta raccontando e che i numeri dimostrano è un'azione repressiva, i problemi però andrebbero affrontati anche alla fonte. Sì, i problemi vanno affrontati anche con una cultura che contrasti il crimine fin dall'origine, ma ritengo anche che sia necessario in questa fase agire sul codice penale, perché certi tipi di reati non possono essere blandi e soprattutto devono dare una conseguenzialità al contrasto delle forze dell'ordine. Cioè non può più capitare, non deve capitare che le forze dell'ordine fanno il loro dovere e poi chi trasgredisce, o in questo caso chi spaccia, si trovi già sulla strada il giorno dopo.